Buona serata e ben ritrovati per la nostra edizione principale del telegiornale in apertura. Gli esteri viaggiava a una velocità di quasi 130 km orari, mentre il limite in quel punto era meno di 50. Per questo le cause del treno che è deragliato ieri nello stato di Washington negli Stati Uniti tra Seattle e Portland, causando la morte di 3 persone ed il ferimento di altre 100. Alcune delle carrozze sganciatesi dai binari sono precipitate poi in una strada interstatale. A rilevare l'eccesso di velocità è stata la scatola nera che è stata esaminata dall'Agenzia per la sicurezza dei trasporti. Il tratto dove era deragliato il treno era stato da poco sottoposto ad un progetto di ammodernamento del valore di 181 milioni di dollari. Papa Francesco sarà a San Giovanni Rotondo il prossimo 17 marzo per visitare i luoghi cari a San Pio e incontrare i malati dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Lo ha confermato con una nota stampa ufficiale il portavoce della Santa Sede Greg Burke, una notizia che onora la comunità di San Giovanni Rotondo, il Gargano e la Puglia. Così Costanzo Cascavilla, sindaco della cittadina di San Pio, alla notizia della visita. La prefettura della Casa Invece ha comunicato che non soltanto visiterà San Giovanni Rotondo, ma anche Pietralcina nel centenario dell'apparizione delle Stimmate e poi nella cittadina Down nel 50° anniversario della morte di San Pio. Parliamo adesso di Confindustria. Appoggia conferenza di fine anno del presidente Rotici e della neopresidente dell'ANCI Ramundo insieme al direttore Barboni. Gli argomenti in primo piano: il nuovo casello autostradale, il porto e le nuove aree industriali. Per i dettagli sentiamo Saverio Serlenga da Teleradio R. Tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente di Confindustria Foggia Gianni Rotice insieme alla responsabile provinciale dell'ANCE Anni Ramundo e al direttore Enrico Barbone. Rotice ha tracciato il bilancio del 2017 e parlato dei nuovi obiettivi, il rilancio delle aree industriali, un rilancio fatto di rinnovato protagonismo delle imprese, ma anche di nuova governance in grado di interpretare ed accompagnare i processi in corso. È stato questo il punto principale del 2017. Il rinnovo del CDA del Consorzio ASI è stato salutato con grande soddisfazione. Il 2017 ha visto anche il varo dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale con il rilancio del porto di Capitanata. L'altro obiettivo è quello di uno stretto d'accordo con la cabina di regia presso la provincia di Foggia, ha detto Rotici, affinché prosegua serrato il monitoraggio in sede regionale e nazionale per l'attuazione del patto della Puglia ed in particolare dei due progetti di punta, la piattaforma logistica di Incoronata ed il treno tram Foggia-Manfredonia. I dati rispecchiano una situazione che può tener conto anche di posizioni del passato, ma oggi sul territorio c'è un effetto dinamico dovuto a aziende, come dicevo prima, dei diversi settori, come ho descritto nella mia relazione: sanità, energia, agroalimentare e del trasporto, che in qualche maniera stanno portando dei dati positivi. Torniamo a parlare della storica visita il prossimo anno di Papa Francesco a San Giovanni Rotondo, perché è arrivata poco fa anche la reazione del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Una notizia che ci riempie di gioia, ha detto: c'è un sentimento forte che lega la nostra regione al Pontefice, che si esprime negli stati di giustizia sociale, uguaglianza e accoglienza, amore e rispetto per la vita e per il creato. Papa Francesco è un punto di riferimento per la comunità. L'emozione di poterlo ricevere qui in Puglia ha per moltissimi di noi un significato grande e profondo. Si svolgerà il 25 dicembre prossimo a Cerignola nel Foggiano il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale organizzato dal locale assessorato alla cultura, diretto da Raffaella Petruzzelli. Ad esibirsi sarà l'Angel Chorus con l'ensemble di archi, flauto e chitarra diretti dalla professoressa Raffaella Cardinale. La possente voce di Valeria Di Tommaso scalderà la platea con Luca Giordano al pianoforte. Nella nota inviata agli organi di informazione, l'assessore Petruzzelli mette in evidenza non soltanto la presenza del coro, composto anche da parecchi cirignolani, ma anche il modo più bello per scambiarsi gli auguri in un teatro che apre sempre le porte ai giovani talenti, così come è avvenuto per il concorso internazionale di musica lirica Vincenzo Terenzio.
E in chiusura la pagina sportiva, il calcio parte stasera la seconda tranche degli ottavi di finale della Coppa Italia. Si comincia questa sera con la sfida del San Paolo alle 21 tra Napoli e Udinese. Gli azzurri di Sarri, reduci dalla bella vittoria ottenuta contro il Torino per 3-1, sono tornati in vetta alla classifica del campionato e attendono la giustiziera dell'Inter, l'Udinese, che con la guida di Massimo Oddo sta ritrovando un gioco e soprattutto la voglia di continuare a lottare per le posizioni della salvezza. E siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, come sempre, domani mattina con la prima edizione alle 8:30. Un buon proseguimento di serata e a domani.